Pasquetta in Italia è tradizione uscire di casa. Grigliate, gite fuori porta, semplici ritrovi fuori dalle quattro mura. Ma quest'anno tutto ciò non è possibile a causa del coronavirus. E allora è 5 cerchi quante storie a portarvi all'esterno. In questo numero 3 della nostra newsletter, di cui trovate il link anche sotto in descrizione, vi abbiamo raccontato storie di discipline olimpiche che si svolgono fuori da stadi e palazzi. Ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, golf, nuoto in acque aperte, la maratona. Ma quante altre emozioni olimpiche si sono sprigionate negli spazi aperti? E quanto ci siamo esaltati noi italiani? A partire da alcuni atleti che italiani lo erano a tutti gli effetti, ma che le circonvoluzioni della storia avrebbero portato a diventare nostri connazionali provenienti da terra straniera, terra jugoslava. Nel 1928, ai giochi di Amsterdam, oltre mezzo secolo prima delle imprese degli Abbagnale esaltate dal mitico Galeazzi, nella gara di canottaggio del 4 con si presentò un equipaggio che alla vigilia non era molto accreditato. Valerio Perentin, Gillian Tedeste, Nicolò Vittori, Giovanni Delise e il timoniere Renato Petronio. Amici e conterranei, i quattro vogatori di Isola d'Istria, il timoniere di Pirano, all'epoca Italia, oggi Slovenia. Si erano costituiti loro cinque da soli, nemmeno 3 anni prima, in una società chiamata Pullino, come il celebre sommergibile di Nazario Sauro. E ad Amsterdam sbaragliarono tutta la concorrenza, rappresentata soprattutto da Germania e Svizzera, procurandosi la simpatia e l'ammirazione degli olandesi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Pullino ormai cresciuta cambiò nome in Giovanni Delise, intitolandosi così a uno dei mitici vogatori dell'oro del 28, morto prematuramente a quasi 40 anni. Ma nel 1955 la società Delise, così come tantissime persone, dovette scappare da quella terra che ormai era Jugoslavia e che gli italiani non li voleva più. Era l'esodo Giuliano Dalmata, un dramma nazionale che per decenni non avrebbe avuto un'adeguata cassa di risonanza. Anche se un fiero esponente di questi esuli sarebbe arrivato persino a essere portabandiera dell'Italia a Monaco 72. Si chiama Abdon Pamić. Nacque nella cosmopolita Fiume nel 1933. Nel 47 decise di fuggire insieme al fratello per passare da un inferno di rappresaglie e infoibamenti a uno altrettanto duro, per quanto meno mortale, quello dei campi profughi italiani e del rigetto da parte dei propri connazionali. Ma poi, tra Genova e Roma, Pamić trovò la sua stabilità e la gloria olimpica. Come? Marciando. Nella 50 km, la maratona della marcia, fu bronzo a Roma 1960 e oro a Tokyo 64, dove arrivò primo nonostante una sosta indesiderata lungo il percorso dovuta a problemi intestinali. E un italiano di Dalmazia era Tino Straulino, uno dei più grandi velisti italiani di sempre. E non poteva essere altrimenti. Cresciuto sull'isola, oggi croata, di Lussino, la barca la usava ogni mattina per andare a scuola. Contrammiraglio della Marina italiana, rischiò la cecità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale a causa dell'esplosione di un ordigno mentre stava sminando il Golfo di Taranto, ma non si diede per vinto e, allenandosi di notte per agevolare la guarigione dei suoi occhi, arrivò a vincere l'oro a Helsinki 1952 e l'argento a Melbourne 56 nella Star, una classe della vela oggi non più olimpica. Nell'arco della sua carriera, Straulino arrivò pure a stabilire un record di velocità al comando della nave scuola Amerigo Vespucci, entrando a vele spiegate nel porto di Taranto a 14.6 nodi, 27 km orari. Ma oltre agli italiani che hanno conservato con le unghie e con i denti la loro italianità, c'è anche chi l'italianità l'ha acquisita nel corso della vita e l'ha onorata con una carriera olimpica magnifica. Come Josefa Idem, canoista tedesca che divenne italiana sposando il suo allenatore Guglielmo Guerrini. Era il 1990, lei aveva già partecipato a 2 Olimpiadi per la Germania Ovest, mentre da lì prese parte ad altre 6 edizioni dei giochi con i colori azzurri. Per l'Italia, nel kayak, ha vinto un oro a Sydney 2000, 2 argenti e un bronzo, ritirandosi dall'attività agonistica al termine di Londra 2012 a 48 anni, per intraprendere un'attività politica nel nome dello sport. Restando in tema di pluriatleti olimpici, citiamo l'italiano tra quelli ancora in attività che può vantare più partecipazioni ai giochi. Giovanni Pellielo da Vercelli, specialità tiro a volo, fossa olimpica. A 50 anni suonati, Pellielo sta inseguendo il sogno dell'ottava Olimpiade, ma anche del primo oro.
è stato infatti campione mondiale 3 volte ed europeo 2, se consideriamo solo i titoli individuali, aggiungendo quelle squadre si va in doppia cifra. Ai giochi olimpici però ha all'attivo solo, si fa per dire, il bronzo di Sydney e gli argenti di Atene, Pechino e Rio. Lui che fino ai 15 anni, pensate, non aveva potuto praticare nessuna attività sportiva a causa dell'asma. Dalla partecipazione a più olimpiadi, a sport che racchiudono più discipline. Come il pentathlon moderno. Memorabile l'oro di Daniele Masala a Los Angeles 1984, al termine di un duello gomito a gomito con lo svedese Svante Rasmusson nella prova finale di corsa. Dopo la carriera agonistica, Masala è diventato giornalista sportivo e ricercatore universitario, multidisciplinare anche nella vita. E infine c'è il triathlon, una sfiancante sequela tutta in spazi aperti, nuoto, ciclismo e corsa, senza soluzione di continuità. Divenuto disciplina olimpica alle porte del terzo millennio, il triathlon non ha ancora visto medaglie azzurre. Il primo piazzamento italiano a ridosso del podio è stato il 5º posto di Nadia Cortassa nella prova femminile di Atene 2004. Purtroppo, un brutto infortunio a un mese da Pechino 2008 ha condizionato il finale di carriera della Cortassa. Atleti, campioni, personaggi straordinari hanno reso grande il nostro paese fuori porta. Ma la vera impresa da medaglia, cui tutti siamo chiamati oggi, è stare al di qua della porta, a casa, che a portarvi fuori ci pensiamo noi, coi racconti a 5 cerchi.